In questa immagine abbiamo una giovane paziente che si è presentata richiedendo una correzione di due piccoli difetti del naso, un lieve gibbo e la punta lievemente ruotata verso il basso. Le richieste della paziente erano due: ruotare la punta lievemente verso l'alto e la correzione del profilo, ottenendo non un nuovo profilo perfettamente rettilineo, ma lievemente curvilineo, cioè quello che in termine tecnico si dice naso a sella, ovviamente richiesta dalla paziente che fosse un naso a sella poco pronunciato. Nessuna caratteristica funzionale dell'intervento, in quanto non presentava problemi respiratori. L'intervento in questo caso è stato affrontato con la tecnica chiusa, senza l'utilizzo di tamponi, anestesia locale con sedazione e in day surgery. Le foto che vedete sono state scattate un mese dopo l'intervento chirurgico.